In questa registrazione spiegherò il motivo per il quale la tavola con il ritratto di Franchino Gaffurio, fatta da Leonardo, è stata tagliata di 3 mm nella parte inferiore, e questo è quello che dicono gli studiosi. Naturalmente le misure non sono reali, ma il frutto di un gioco che parte dal Ministero della Cultura, con allegate le sovrintendenze e i vertici della cultura e dell'arte. Vediamo come si è arrivati alla misura ufficiale della tavola, che è di 447 mm per 320 mm. La misura della tavola deve rappresentare nella somma delle informazioni l'anno di esecuzione dell'opera, l'anno del taglio, l'età dei protagonisti, Leonardo e Gaffurio, e l'età di Cristo morto a 33 anni. Queste informazioni temporali sono state trasformate in millimetri. E quindi l'unità di misura del tempo e dello spazio è corrispondente. L'opera è dell'anno 1490. Franchino Gaffuri è nato nel 1451 e quando ha 39 anni, 51 più 39 è 90. Leonardo da Vinci è nato nel 52, 1452, e quando ha 38 anni, 52 più 38 è 90. Cristo è sempre 33. Vediamo con quali numeri dovremo giocare all'interno di questo formato. 90 è il numero rappresentativo dell'anno 1490. 39 è l'età di Gaffurio nel 1490, 38 è l'età di Leonardo in quell'anno e 33 è il numero che rappresenta l'età di Cristo. Se la misura ufficiale oggi è di 447 mm per 320, in origine la misura era di 320 per 450, cioè aveva 3 mm in più. La misura 450 contemplava al suo interno 5 volte l'informazione dell'anno di esecuzione dell'opera. Ma la somma 450 più 320, 770, conteneva l'informazione di 10 volte l'età 39 di Gaffurio e 10 volte 38 l'età di Leonardo. Quindi noi, stando sul primo livello, avremmo trovato i due protagonisti. Ma nello stesso numero noi troviamo, molto bello, l'età di Gaffurio per 7 volte, l'età di Leonardo per 7 volte e l'età di Cristo per 7 volte. Se la tavola non fosse stata tagliata, noi avremmo avuto le informazioni dell'età dei protagonisti e l'anno di esecuzione dell'opera. Questo era già stato fatto anni prima con il taglio del ritratto di Ginevra de' Benci fatto da Leonardo nell'anno 1480. Ma l'opera era di 2 anni precedenti, cioè era del 1478 e anche lì ci dava l'informazione dell'età dei protagonisti. Perché sono stati tolti 3 mm? Perché bisognava nascondere il protagonista della tavola, cioè dell'opera. E quindi il protagonista Gaffurio, che è rappresentato dal numero 39 per 7, quindi 273, la moltiplicazione, sono stati tolti 3 mm e quindi è stato portato a 270 e ci dà 3 volte il numero 90. Quindi vediamo che nel formato della nuova tavola noi abbiamo Leonardo legato a Cristo, escluso Gaffurio, e si trova nell'anno 1490. Per salire di livello, formulo un ringraziamento al Ministero della Cultura per la conferma della data dell'opera che si trova all'interno della doppia informazione del numero di inventario dell'opera stessa.